Vuoi sostituire il tuo materasso e quello dei tuoi familiari con dei dispositivi all'avanguardia che garantiscano il massimo in termini di qualità, prestazioni e risparmio? Derox, con l'offerta Happy Family, ti permette di ottenere il miglior sistema di riposo presente sul mercato con uno sconto del 50% sul secondo materasso acquistato. Derox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Chiama ora il numero verde 800 910 323 per una consulenza gratuita e senza impegno. Covid-19, aumentano i contagi. Il sindaco Michele Abaticchio chiede ai cittadini di fare attenzione e rispettare il decreto del governo. Tenete la mascherina anche all'aperto. Ponte sulla SP-231. Si allungano i tempi della realizzazione e probabilmente sarà necessario rivedere e ripresentare l'appalto. L'opera potrebbe risolvere il problema del traffico dei mezzi pesanti in città. Si torna a teatro, ma con il rispetto delle norme anticontagio. Saranno 88 i posti a disposizione all'interno del Traetta. In campo nuovi acquisti. Il Bitonto Calcio, in vista della partita con il Molfetta, schiera l'attaccante romano Demiro Pozzebon. Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con il doppio zero notizie. Lo abbiamo sentito dai titoli. Cresce ancora il numero di contagi da coronavirus a Bitonto. In tutta Italia scatta intanto l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto e in qualsiasi fascia oraria. Ancora in aumento i contagi da coronavirus a Bitonto. Secondo gli ultimi dati forniti dalla prefettura, i nostri concittadini attualmente positivi sarebbero 31, un dato che stride con quello riportato dai bollettini diramati giornalmente dalla regione. La mappa dei contagi vede la nostra città infatti nella fascia superiore ai 51 casi, disallineamento che il sindaco Michele Abaticchio ha promesso di segnalare alla direzione sanitaria. Oggi sono stati effettuati dei controlli in punti caldi della città in merito all'utilizzo delle mascherine e potenziato il sistema audio per le pattuglie in giro, ha scritto sulla sua pagina Facebook il nostro primo cittadino, preoccupato per l'imminente arrivo dell'inverno. Evitate le occasioni di inutile assembramento, mantenete le distanze anche con parenti non conviventi. Importante sarà rispettare le indicazioni fornite dal governo. Il DPCM di ottobre infatti impone di proteggere naso e bocca anche all'aperto e in qualsiasi fascia oraria, salvo che non ci si trovi in una zona completamente isolata. Esenti dall'obbligo solo i bambini di età inferiore ai 6 anni e i soggetti con gravi problemi respiratori. Per i trasgressori previste multe fino a 1.000 euro. Non sono ancora disponibili i vaccini per l'influenza in Puglia e il rischio che si corre con l'emergenza sanitaria in corso è grande. Ascoltiamo allora la denuncia del dottor Gaetano Bufano, presidente bitontino dei medici di base.
La Regione Puglia ha acquistato tramite Innova Puglia oltre 2 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale, ma sia le farmacie che gli studi dei medici di base ne sono ancora sprovvisti. Si ipotizza che entro il 15 ottobre possano arrivare i rifornimenti attesi, contro il piano della Regione che contava di far iniziare la campagna di vaccinazioni contro l'influenza stagionale dal 1 ottobre. Il rischio che si corre per questo ritardo è grande, soprattutto per l'emergenza sanitaria in corso, sia perché il paziente diventa immune 15 giorni dopo la somministrazione del vaccino, sia perché si riduce il tempo per organizzare la campagna. Non riusciremo a vaccinare in tempo dovuto, cioè 2 mesi, in quanto l'accesso all'ambulatorio è contingentato, programmato ed occorre seguire le indicazioni anti-Covid. E questa la denuncia del dottor Gaetano Bufano, presidente bitontino dei medici di base. Questo comporterà il fatto che ci saranno pressioni dai pazienti per vaccinarsi al più presto. Quello che fa più rabbia è che la motivazione di questo ritardo è solo dovuta al deficit organizzativo da parte delle ASL regionali. Come medici di base denunciamo questa cattiva gestione, perché non vogliamo che la popolazione creda che questa criticità dipenda da noi. Per di più, agli studi medici verranno assegnate come prima tranche solo 100 dosi di vaccino antinfluenzale. E contando che in media ogni medico debba vaccinare 400-500 pazienti, si rischia di interrompere prima del dovuto la campagna di vaccinazione, ha precisato ai nostri microfoni il dottor Bufano. Vogliamo sapere almeno quando parte la consegna delle dosi di vaccino, per poter calendarizzare gli appuntamenti per la somministrazione. Abbiamo bisogno più del 100% dei vaccini, perché in questi mesi la necessità è aumentata per via dell'emergenza sanitaria. Salta la Fiera dei Santi Medici. I rischi di contagio da coronavirus costringono ad annullare il tradizionale appuntamento di ottobre. Amministrazione comunale e associazioni di categoria concordano il rinvio dalla tradizionale Fiera dei Santi Medici, che si sarebbe dovuta svolgere la terza domenica di ottobre. Una decisione sofferta, motivata ovviamente dalla situazione epidemiologica in Puglia e dall'inadeguatezza della location sinora utilizzata. Sarebbe impossibile infatti garantire il distanziamento fisico. Quanto sia difficile come decisione lo spiega anche l'assessore alle attività produttive Mariana Legista, che sottolinea i non pochi disagi che, sul piano economico, subiranno gli operatori commerciali, costretti, loro malgrado, a rinunciare ad un appuntamento molto sentito, che ha sempre rappresentato una buona occasione di affari. Ma, assicura l'assessore, si tratta di un rinvio con la volontà di recuperare questo importante appuntamento nei prossimi mesi, in una location più accogliente e conforme a tutti i parametri di sicurezza per gli operatori e i cittadini. E cambiamo decisamente argomento. Brutte notizie per il ponte sulla SP231, i cui lavori sono fermi da mesi. Il progetto va rifatto e i tempi si allungano. La notizia, in realtà, la sapevamo già da mesi. Anzi, per essere sinceri, da anni, visto l'immobilismo e l'abbandono che regnano attorno. Per il ponte sulla strada provinciale 231, direzione Terlizzi, un cantiere fermo da troppo tempo, nonostante continue segnalazioni, ci sarà ancora da aspettare. E chissà quanto ancora. Come se non bastassero già tutti gli anni perduti, dal 2011 a oggi. A ricordarcelo, giovedì, sono stati il sindaco Michela Baticchio e Maurizio Montalto, dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità, Trasporti, della città metropolitana di Bari, e che, facendo il punto sulla situazione, hanno messo in chiaro 2 aspetti. Il primo è che, entro la fine della settimana prossima, ed è stato il dirigente a dirlo, ci dovrebbe essere la risoluzione contrattuale con l'azienda che doveva realizzare i lavori, la quale, sempre secondo Montalto, non avrebbe collaborato nella consegna dei documenti richiesti più volte. Il secondo passaggio, poi, è che con ogni probabilità si dovrà procedere a un nuovo progetto, e quindi nuovo appalto e finanziamento per completare tutta la parte che c'è ancora da fare e quindi i 2 sovrappassi. Anche per questi motivi, allora, parlare di tempistiche è inconcepibile, anche perché l'azienda appaltatrice potrebbe impugnare il contratto e far allungare il tutto e rendere questa triste, tristissima storia ancora più deprimente.
Per dare una mano concreta a bambini a rischio disagio, il comune chiama a raccolta gli asili nido privati della città. L'obiettivo è incrementare la domanda di servizi per la prima infanzia. Per questo, allora, il comune ha pensato a una manifestazione di interesse rivolto a tutte le strutture dell'infanzia della città, asili nido, micronido, sezioni primavera, dove poter inserire i bambini di tutti quei nuclei familiari a basso reddito e disagiati. Dal corso Vittorio Emanuele, infatti, hanno stanziato una somma in bilancio per il triennio 2020-2022 per la gestione dei servizi nidi e sezioni primavera a titolarità privata, regolarmente autorizzati al funzionamento. E con tali risorse la volontà è acquistare posti utenti nelle strutture per l'infanzia e darlo ai figli di quelle famiglie in difficoltà. Il numero di posti da acquistare per ciascuna struttura sarà regolato da una convenzione e nei limiti delle risorse disponibili. Una volta acquisita, sarà compito dei servizi sociali inserire i minori nelle famiglie interessate in base a indicatori socio-economici. Le famiglie potranno scegliere la struttura di proprio gradimento tra quelle che avranno manifestato la disponibilità a convenzionarsi. C'è tempo fino al 16 ottobre per presentare la candidatura. E passiamo alla pagina della cultura. Riparte la stagione teatrale Altraetta, spettacoli musicali della Rimbam Band con 88 posti a sedere. La prenotazione sarà obbligatoria per rispettare le norme anticontagio. Il Traetta, che è un teatro già piccolo di suo, a causa delle norme anti-Covid, riduce ancora di più la sua capienza e qui la vediamo in maniera plastica. Abbiamo smantellato la platea, che contava 88 posti, per mettere queste sedute che erano degli ordini, e in totale tra nuova platea e tutti e quattro gli ordini abbiamo 88 posti, quindi è come se la platea si fosse, diciamo, distribuita per tutto il teatro. Con questi 88 posti proveremo a fare delle stagioni teatrali dignitose. Abbiamo già alcuni nomi, quello più famoso, insomma, è la mini rassegna della Rimbam Band, che aprirà a metà novembre e chiuderà il 26 dicembre. Poi abbiamo alcuni spettacoli, quelli più teatrali, delle notti di musica, che sono, insomma, passati in graduatoria, ma li abbiamo, diciamo, destinati al teatro. Poi abbiamo riprende la stagione dei ragazzi la domenica, ci sarà un piccolo bando per la stagione off, per le compagnie pugliesi. Col teatro pubblico pugliese stiamo organizzando una rassegna classica, però fatta di, incentrata sul racconto, sul monologo, perché anche, insomma, sul palco valgono le stesse norme anti-Covid e anti-assembramento. E poi a marzo-aprile ci sarà il ritorno del TIX, proveremo a organizzarci in questo modo. In più stiamo, come giunta, valutando la possibilità di non concedere per quest'anno il teatro a terze parti, quindi probabilmente il teatro non lo concederemo a terzi, proprio perché sono troppi, diciamo, le prescrizioni da seguire, ma riteniamo che aprire un teatro, aprire il nostro teatro, sia anche un segnale di ritorno alla normalità fino a un certo punto, ma soprattutto una presenza qualificante all'interno delle vite dei bitontini, perché poi, non potendoci chiudere in una bolla, dobbiamo vivere, quindi così come andiamo a mangiare, facciamo la spesa, andiamo in farmacia, ci sono anche i bisogni culturali, e questo teatro sarà in grado anche quest'anno di andare incontro a queste esigenze dei nostri cittadini e di chi vorrà venire da fuori. A fine ottobre ritengo che possiamo, insomma, comunicare la stagione completa fino alla prossima primavera. L'attrice bitontina Gaia Maciale debutta al cinema con Sul più bello, film diretto dalla regista Alice Filippi. Vediamo il servizio. Se la vi passerà anche questo lunedì, se ci pensi siamo come un film, cambiamo sul più bello, sempre sul più bello. Vorrei avere 22 anni ed esordire sul grande schermo è una sfida che pochi riescono a vincere. Gaia Maciale ci è riuscita ed ha coronato il suo sogno di diventare sin da giovane un nuovo volto cinematografico, con la sua classe e la sua perseveranza. Io sono una persona a cui piace stare molto con i piedi per terra, mi piace sognare,
nel senso di puntare in alto. Il mio futuro lo vedo sicuramente pieno di bellissime esperienze che possono solamente arricchire quella che sono e farmi diventare una persona ancora migliore. Tutto è cominciato con quel provino alla Silvio D'Amico a Roma, la nota accademia di recitazione. Una volta conclusi gli studi nel dicembre scorso, ha preso parte a About Lolita, un progetto teatrale presentato alla Biennale di Venezia il 17 settembre, fino a debuttare per la prima volta in assoluto a cinema con Sul più bello, nelle sale dal 21 ottobre prossimo. Debutto anche per la neoregista Alice Filippi, che dalla sua parte si è servita di un cast con la popolare influencer Eleonora Gaggero, Giuseppe Maggio, famoso per la serie TV Netflix Baby, e la protagonista Ludovica Francesconi nei panni di Marta, una ragazza affetta da una rara malattia genetica che ha fretta di trovare l'amore. Gaia interpreterà Federica. È una storia travolgente, fresca e giovane, ed è un modo per riavvicinarsi al cinema, secondo me. È la storia di questa ragazza Marta. Lei ci insegna come non bisogna mai fermarsi di fronte alle difficoltà che la vita ci può imporre e quindi andare sempre oltre. Lei ha questa freschezza di affrontare la vita, nel senso, dice: perché mi devo fermare? Perché mi devo limitare? E quindi dovremo imparare tutti da Marta per il suo coraggio. Dunque, tutti pronti per l'esordio della nostra promettente concittadina. L'appuntamento è al cinema dal 21 ottobre. Ci vediamo al cinema il 21 ottobre con Sul più bello, vi aspetto. Potrei andarmene proprio sul più bello. Il nuovo consigliere del Nucleo Protezione Civile Puglia è Tommaso Pagone, bitontino, presidente già della sezione cittadina, che è stato eletto nel corso delle ultime consultazioni. Grande soddisfazione in città, che ha un suo rappresentante nell'importante organizzazione di volontariato. La città di Bitonto ha un proprio rappresentante all'interno del direttivo del Nucleo di Protezione Civile. Si tratta di Tommaso Pagone, che già da tempo ricopre il ruolo di presidente all'interno della sezione bitontina e che è stato eletto nel coordinamento dei volontari della Regione Puglia durante il corso delle ultime consultazioni. Grande soddisfazione per il neoeletto, dunque, che ai nostri microfoni ha spiegato effettivamente quale sarà il suo ruolo all'interno dell'organizzazione. Farò il consigliere, avrò la mansione di consigliere. Nel frattempo sarò responsabile, insieme a un altro collega dell'Aves di Modugno, responsabile dei mezzi e delle attrezzature. E quindi al momento stiamo in fase di costituzione. Nella struttura del coordinamento c'è molto lavoro da fare, perché il coordinamento, noi essendo come provincia da capofila, dobbiamo organizzarci nell'organizzare tutto ciò che c'è da fare per quanto riguarda la Regione Puglia, la provincia di Bari. L'NPC Puglia è da sempre un punto di riferimento per tutte le situazioni dove sia necessaria assistenza non solo al singolo cittadino, ma anche a tutta la comunità. E pratici esempi possono essere state le ultime situazioni di emergenza gestite durante la pandemia o le informazioni e gli aiuti resi alla popolazione nell'affrontare il periodo. Abbiamo chiesto a Tommaso se si aspettasse effettivamente questa nomina e soprattutto cosa significasse l'essere investito di un importante ruolo come il suo. Sono orgoglioso perché grazie all'aiuto dei volontari della mia associazione, dopo 7 anni di duro lavoro, che sono presidente di questa associazione, è diciamo che un orgoglio per me far parte di questo consiglio direttivo e quindi rappresentare la città di Bitonto. Ci vuole molto impegno da parte mia e da parte di tutti quanti della mia associazione e spero che anche l'associazione di Bitonto ci aiutino a far parte di questo coordinamento, perché il coordinamento è fatto dell'insieme di associazioni e quindi di un'unione continua di tutti. Vorrei ringraziare principalmente i miei volontari, perché mi sono stati vicini dall'inizio di questi 7 anni. E in più vorrei ringraziare Grazia Marino, la mia vicepresidente, in quanto in questi 3 mesi di Covid è stata presente tutti i giorni come me e ci siamo veramente dati da fare per la cittadinanza di Bitonto. È in edicola il nuovo numero del Da Bitonto, nel mensile approfondimento sui risultati delle elezioni regionali e sulle occasioni perse nel tempo dalla nostra città. Le elezioni regionali hanno portato a una grande delusione per Bitonto. Nessun concittadino è riuscito a conquistare una poltrona in via Gentile.
Un peccato, come ha commentato anche Giovanni Procacci, consigliere del rieletto governatore Michele Emiliano. Un'occasione mancata per far sentire nella massima assise pugliese la voce della nostra città e per cercare di renderla meno periferia di Bari. Negli anni tanti sono stati i servizi e le istituzioni di cui Bitonto è stata privata, altrettanti i danni subiti dal capoluogo. Nell'inchiesta del nuovo numero del Da Bitonto, ora in edicola, la redazione ha provato a riepilogarli e a interrogarsi sul futuro della nostra città. Il mensile si apre in prima pagina con il ricordo di Franco De Caro e con il bando di concorso a lui dedicato, indirizzato agli studenti di quinto superiore. Tanti contenuti all'interno. In cronaca, la notizia sul sequestro record di droga nella villa Santo Spirito di un incensurato. Spazio anche alla solidarietà con Angeli Senza Frontiere, che si dota di una nuova sedia cingolata. La sezione politica è dominata dall'analisi del voto per le consultazioni regionali e sui riflessi che esso avrà a Palazzo Gentile. Nelle scorse settimane però è tornata a suonare la campanella. Le scuole hanno riaccolto i loro alunni, pronti a vivere un anno complesso con più ostacoli da superare, come ammesso dall'assessore all'istruzione Marina Salierno. La sua intervista è ospitata nelle pagine del territorio, insieme a un focus sul nostro bosco, protagonista del progetto Generazione Eco, ma anche di un gravissimo incendio. Un bruttissimo colpo al nostro patrimonio culturale poi è avvenuto in via Torre d'Agera, dove è stata distrutta un'edicola votiva di inizio Novecento. Intanto Bitonto si rifà il look grazie al patto per la città metropolitana di Bari e torna a vedere la luce anche nei cimiteri, al buio ormai da anni. Niente da fare invece per la festa esterna dei Santi Medici. A causa del Covid la processione e la fiera sono annullate, ma Don Vito Piccinonna invita a vivere la ricorrenza con ancora più fede. La stessa che ha spinto il capitolo concattedrale a donare un nuovo organo a canne alla comunità parrocchiale guidata da Don Ciccio Acquafredda. Nel settore cultura e tradizione, spazio anche all'arte, con la mostra Getting Back e al mondo della TV in salsa bitontina. La nostra città è diventata set della fiction Il medico della mala, in onda in Rai dal prossimo anno. Già in diretta su Rai 3 è invece il nuovo Elisir di Michele Mirabella. Tempo di benvenuto poi per le frazioni. La Don Tonino Bello accoglie il nuovo dirigente Michele Bonasia. Mariotto invece, Don Francesco Ardito, nuovo parroco della chiesa di Maria Santissima Addolorata. Nelle pagine di sport, il ricordo di Michele Perrini e le ultime dal fronte Bitonto Calcio e Polisportiva Bitonto. Novità anche in Casa Volley, con l'Accademia istituita insieme al Benjamin Franklin Institute e all'Istituto Sacro Cuore. E ora lo sport. Il Bitonto col Molfetta a caccia dei primi punti in classifica, con un bomber in più, Demiro Pozzebon. Dal dodicesimo del secondo tempo della sfida col Taranto. Già, il Bitonto Calcio riparte dalla carezza sublime di Sirri, che all'Erasmo Iacovone ha buggerato l'incauto Sposito, dato la speranza di rimonta ai neroverdi, ma non generato il guizzo del pari. E così si arriva all'appuntamento con la terza giornata di campionato, con un demoralizzante zero nella casella dei punti fatti. E sarà derby del cuore per mister Nicola Ragno, molfettese doc. Il gruppo è cresciuto molto psicologicamente in questi giorni, seguendo stile e tempra dell'allenatore, anche se, causa la fulminea precarietà della preparazione, l'infermeria rischia di affollarsi, ma qualche infortunio in fondo ci può stare in queste condizioni. Per di più, il mercato aperto è stato caratterizzato da colpi sensazionali e la caratura dell'organico si è elevata vertiginosamente, al punto da creare problemi di abbondanza? Chissà, sentiamo cosa ne pensa l'allenatore. Abbiamo lavorato bene, qualche giocatore si è aggiunto a questo gruppo, adesso il gruppo incomincia a essere un gruppo importante, stiamo recuperando tutti i grandi, se fino a domenica scorsa abbiamo giocato con 5-6 under, penso che da domani o dalla prossima con qualche altro grande che recupererà al 100% abbiamo la possibilità di utilizzare un po' tutti gli over. Sono soddisfatto perché dopo l'infortunio di Genchi è chiaro che avevamo bisogno di un'altra punta, avevamo soltanto dei trequartisti e l'unica punta era Lattanzio. Adesso abbiamo Pozzebon, che è un giocatore che con delle caratteristiche diverse rispetto agli altri due attaccanti e sicuramente oltre a Pozzebon a giorni firmerà un altro centrocampista con altre caratteristiche rispetto a Di Cecco e Capece. Nel turcasso del condottiero bitontino, intanto, rifulge un nuovo dardo, l'attaccante romano Demiro Pozzebon.
La cosa che mi ha spinto a venire qua tante volte sono la concretezza e la voglia che ha una società di volerti. Il mister mi voleva a tutti i costi e la società idem, sapendo com'era la realtà qui, che puntano comunque a fare un campionato importante, conoscendo la squadra non ci ho pensato due volte a venire. Io spero di fare tanti gol qui per loro, ma soprattutto oltre ai gol dare il contributo che serve alla causa. Il mister vuole determinate giocate da me, per sa che le caratteristiche che ho, quindi poi secondo me poi i gol verranno di conseguenza. L'importante è mettermi a disposizione dei compagni e della squadra. E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi auguriamo una buona serata e una buona domenica. Puoi sostituire il tuo materasso e quello dei tuoi familiari con dei dispositivi all'avanguardia che garantiscano il massimo in termini di qualità, prestazioni e risparmio? Derox, con l'offerta Happy Family, ti permette di ottenere il miglior sistema di riposo presente sul mercato con uno sconto del 50% sul secondo materasso acquistato. Derox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Chiama ora il numero verde 800 910 323 per una consulenza gratuita e senza impegno. 'Cause we don't wanna grow up.